Il Parco delle Eccellenze Italiane è il nome di un progetto che offre alle imprese che operano nei settori più disparati, dal design all'arte e arredamento, dal fashion prestigioso al food più prelibato, l'opportunità di proporre i propri prodotti a Qiangyan, l'area di massimo sviluppo economico della città di Hangzhou, una delle sette famose antiche capitali della Cina. Se ne è parlato in un convegno organizzato a Palazzo Lascaris da Confimprese Nord-Ovest. Sentiamo. Permettetemi di ringraziare Confimprese Nord-Ovest per aver organizzato questo convegno, un'opportunità, è stato detto, io su questo concordo, e che il Consiglio regionale del Piemonte, quindi la nostra istituzione, ha il piacere di ospitare qui nell'aula. Con questo convegno abbiamo voluto sottolineare che le aziende italiane non devono più muoversi in forma disorganizzata, seguendo le fiere convinte di ottenere un grande risultato attraverso il concetto fieristico, ma devono realizzare una vetrina stabile in modo tale da poter dialogare direttamente con quelli che sono i consumatori finali della Cina, ma anche i grossisti, anche i dealer, anche gli importatori. Il Parco Eccellenze Italiane in Cina vuole essere questo, vuole essere un parco stabile dove tutte le aziende, soprattutto le PMI, possono alloggiarvi senza eccessivi costi di gestione. 今天我本来也很高兴出席今天举办的这个活动。Sono molto contento di trovarmi, di presenziare questo evento oggi. Io sono il console dell'ambasciata cinese a Milano e mi auguro che questo evento possa avere successo. Imprenditori piemontesi, pensiamo all'agroalimentare, alle nuove tecnologie, anche alla moda e quant'altro, sono sicuramente imprenditori all'avanguardia, sono imprenditori che possono sicuramente avere un'opportunità di rafforzare i propri mercati in Cina. Cina è un paese che ha 60 milioni di miliardari e 250 milioni di ricchi. Se facciamo un raffronto sull'Europa, sull'Italia, ci rendiamo conto sicuramente di quello che questo può, diciamo, può significare. Noi siamo il secondo paese manufatturiero in Europa e uno dei primi 7-8 paesi al mondo esportatori. Siamo una piccola e una grande città della Cina messa insieme, ma noi abbiamo una grande peculiarità, un grande dono divino, la bellezza. Noi dobbiamo uscire dalla crisi esportando le nostre eccellenze. Esportare le nostre eccellenze significa andare, internazionalizzazione significa proprio questo, andare su nuovi mercati per avere successo.